quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Oggi polpette fritte sì, ma nella friggitrice ad aria, quindi non messe dentro l'olio, ma semplicemente sporcate con un po' d'olio e fatte friggere in friggitrice ad aria. Mezzo chilo di tritato sceltissimo, 50 grammi di parmigiano reggiano. Io ho fatto un mix, 20 grammi di pepato fresco e 30 grammi di parmigiano reggiano. 100 g di pan grattato, uno spicchio d'aglio del tutto a piacimento, del prezzemolo, un cucchiaino di sale. Per la cottura ci occorreranno delle foglie di limone, bio naturalmente, e due uova intere. Per la farcitura io userò un provolone dolce, voi potete utilizzarlo dolce, piccante o affumicato, a vostro gusto. Come prima cosa unisco le uova, il formaggio e il pan grattato. Adesso unisco il prezzemolo tagliato a pezzettini. Io prezzemolo ne metto un bel po'. Metto una presa di sale abbondante, un cucchiaino diciamo, e a piacimento unisco l'aglio. Io lo trito super finemente, ne metto solo mezzo spicchio, voilà, e neanche tutto. E adesso impastiamo. Ottenuto un bel impasto fitto ed omogeneo, prendo il fai palline del gelato e porziono le mie polpette, che non devono essere piccolissime, ma è bene che siano tutte più o meno della stessa dimensione. Sono venute 18 potenziali polpette, ma potete farle anche più piccoline. Adesso prepariamo quindi 18 pezzettini di formaggio e cominciamo a impastare le nostre polpettine, bucarle al centro, inserire il formaggio, chiudere ben bene e schiacciare. E dare questa forma un po' ovoidale alla polpetta. Fare così con tutte le polpette. Ok, una volta fatte tutte le nostre polpette, prendiamo la nostra friggitrice ad aria, inseriamo dentro le foglie di limone, così alla base, io le ho lavate, voilà. Quindi prendiamo una ciotolina e versiamo dell'olio extravergine d'oliva. Con un pennellino non farò altro che prendere la mia polpettina, bagnarla di olio sul fronte e sul retro e posizionarla nel cestello sulle foglie di limone, così, fronte e retro, senza insistere troppo naturalmente.
tutte le polpette sono dentro, andiamole ad inserire nella friggitrice. Mettiamole a 200 gradi. Carne, però io rimetterò per 15 minuti e avvio e ci vediamo tra un po'. Ciao! Sono passati solo 7 minuti, andiamo a vedere lo stato delle nostre polpettine. Oh, sono quasi pronte! Mettiamo dentro un altro minutino e le possiamo tirare fuori. E siamo giunti al momento di sfornare le nostre polpettine. Stacco, lui tra pochino, lei anzi, la nostra macchinetta dell'iCook. Vi lascio il link qua sotto se foste interessati, in info box. Si fermerà da sola. Fermerai, vero? Ci avvisa che ha finito. Tiriamo fuori le polpettaus. Guardate qui, sentite qui, portiamole via ed eccole le nostre polpettine belle dorate. Che fate, assaggiamo? Fantastiche le nostre polpettine, promossa la nostra iCook per fare le polpettine fritte. E allora sperimentate con la vostra friggitrice ad aria. Noi oggi polpettine fritte, voi diteci cosa ci farete invece. Un bacio grande e ci vediamo dopo le foto. Ciao!